Beneamati Pokéfan a raccolta. The Pokémon Company ha bisogno di soldi e ci fa sapere che ben presto potremo farci derubare di nuovo con un bel sorriso sulle labbra. Durante il mese di febbraio arriverà infatti Pokémon Home, il servizio di cloud storage che offre circa 2 MB di spazio a soli 16 euro l'anno. Quindi lasciamo da parte Google Drive, Dropbox e iCloud che hanno questi piani gratuiti terribili da 2 a 15 GB e prendiamoci i nostri 2 MB a pagamento. E attenzione signori, perché qui stiamo parlando di uno spazio in cloud di qualità premium, non roba tipo quella che ti offre Google, ma questa te la dà proprio Nintendo ed è uno spazio più bello. Quindi facciamo un piccolo riassuntino. Gli utenti premium, quelli che pagano 16 euro l'anno, avranno la possibilità di trasferire i Pokémon da Bank. Un limite di 6.000 Pokémon depositati in Home, che sono circa 2,1 MB di spazio, calcolando che un file pesa meno di 300 KB. 10 Pokémon dentro il box prodigioso, 3 alla volta all'interno della GTS, partecipazione e hosting di scambi di gruppo e accesso al sistema di valutazione. Gli utenti di base, che sono praticamente i senza tetto, potranno invece godersi niente trasferimenti da bank, limite di 30 Pokémon depositati in home, 3 nel box prodigioso, 1 nella GTS, partecipazione come ospiti agli eventi di gruppo e nessun accesso al sistema di valutazione. Il succo del discorso è che se siete poveri fareste meglio a trasferirvi in pianta stabile su Fortnite, dove continuerete comunque ad essere poveri e disgraziati, ma perlomeno senza la necessità di dover vendere fegato e reni per giocare. Perché se c'è un primato che The Pokémon Company e Game Freak sono riuscite a conquistare è quello di possedere il franchise più monetizzato nella storia dei videogiochi. Pensate che in tal senso Spada e Scudo hanno superato perfino l'ormai compianto Ghost Recon Breakpoint, un gioco che è stato capace di far venire i sensi di colpa a un'azienda come Ubisoft, e ce ne vuole. Quindi in sintesi abbiamo 2 edizioni dello stesso gioco da 60 euro ciascuna, 2 espansioni annesse composte da contenuti tagliati dal gioco base a 30 euro l'una, un'iscrizione a Pokémon Bank da 5 euro l'anno se volete trasferire roba dai giochi antecedenti a Let's Go, e altri 16 euro l'anno per riavere indietro delle feature online rimosse al fine di essere vendute separatamente tipo la GTS. Se tutto questo vi pare normale, siete ufficialmente equiparabili a chi compra ogni anno in FIFA Ultimate Team o si droga di Clash Royale su cellulare spendendo nello shop. O almeno questo è quello che vi direbbero i criticoni online, non certo noi. In effetti noi non potevamo chiedere di meglio dopo aver premiato quei capolavori di Spada e Scudo e l'enorme impegno profuso da Game Freak con 16 milioni di copie vendute. Non avevamo ancora speso abbastanza, in quanto i pronipoti di The Pokémon Company e affiliati non possedevano ancora un fondo milionario riservato alle Cayman. Qualcuno pensi ai bambini, per l'amor del cielo. Dobbiamo capire infatti che non potevano proprio permettersi il lusso di creare un gioco su Pokémon grande, longevo, tecnicamente all'avanguardia o quantomeno aggiornato, completo di Pokédex nazionale e con un online funzionante e sempre aggiornato, magari con delle novità lato meccanico e con la possibilità per gli utenti di trasferire qualsiasi creatura, quantomeno dagli ultimi titoli usciti a gratis. No, queste cose non si potevano fare, perché questi signori devono sopravvivere, hanno bisogno di comprare sfilatini. Quindi siete voi pazzi e siete dei bambocci tossici che giocano a rompere le palle online aspettandosi di ricevere prodotti di un certo livello qualitativo. Siete pazzi. Ragazzi, i tempi sono cambiati. Se prima spendevate intorno ai 40 euro per un'esperienza di Pokémon completa su DS o 3DS, adesso potete arrivare a sborsare fino a 216 euro soltanto per il primo anno, se consideriamo Switch Online.
Però ehi, d'altronde i server costano parecchio, le animazioni delle mosse sono difficili da realizzare e le uova d'oro con 4 tuorli a guscio prodotte giornalmente dai 120 dipendenti di Game Freak hanno un certo valore. C'è chi dice che Spada e Scudo siano stati i peggiori titoli della serie da tempo immemore e che Pokémon sia ormai un franchise allo sbando, di qualità scadente e monetizzato peggio di una app freemium sul Play Store. Ovviamente noi sappiamo che sono soltanto delle male lingue, dei troll, della gente che non sa che cosa voglia dire essere dei veri fan. Soltanto noi che accettiamo senza discutere qualunque decisione ci venga imposta dall'alto, spendendo centoni ad occhi chiusi, ricompensando avarizia e incompetenza, bollando ogni critica come tossicità. Sì, noi siamo i veri fan e facciamo soltanto del bene al nostro brand preferito. E comunque, Pokémon Spada e Scudo? Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Come al solito vi invito a condividere, lasciare un like e iscrivervi al canale. Noi ci risentiamo alla prossima.